Analizziamo insieme questo match che ho giocato online con il nero e che ho vinto grazie agli innumerevoli errori di impostazione nonché di analisi del bianco. Allora, l'apertura era 23-20, 10-13 e 28-23. Io qui ho fatto la 12-15. E la risposta giusta da parte del bianco sarebbe stata questa, con gioco direi equilibrato. Invece, 21-17. Il bianco porta un pezzo a sponda e io qui ne approfitto per prendere la meta. A questo punto, altro errore del bianco, questo. Fin qui è ancora pareggiabile, si potrebbe fare questa, si potrebbe fare questa, andando sulle sponde, cioè rinforzando le sponde per contenere il centro del nero. Ma così non è andata perché il bianco fa 17-13, che anche secondo il programma è una mossa debole. Tra l'altro mette fuori gioco un pezzo bianco. E anche qui io ne approfitto, faccio la 5-10. Porto un altro pezzo al centro, costringendo il bianco ad andare a sponda per non perdere il pezzo. Poi faccio 10-14 e qui vedete che il nero controlla il centro, ha il triangolo intatto, ha la diga con la meta ben posizionata e qua potrei anche pensare a un attacco del genere. Poi il nero deve venire a prenderselo il pezzo. Potrei fare questo cambio indebolendo il biscacco del bianco. Sarebbe da vedere, ma vediamo com'è andata. A questo punto 26-21. 26-21. E io faccio la 1-5. Qui il bianco. Non so, potrebbe fare questa, potrebbe fare questa, potrebbe addirittura fare il cambio anche se mi pare molto debole. Cosa va a fare? La 30-26. A questo punto io faccio 5-10. Qui vedete che ci sarebbe volendo il 2x2, cioè io sarei costretto a catturarne due andando a dama qui. Il bianco a sua volta ne catturerebbe due, però andrebbe a dama nel cantone. Una volta che io sono andato a dama qua, che questa è scomparsa, vedete che questa è esposta, per cui al bianco non conviene fare il 2x2. E il bianco infatti fa 20-16, 20-16, 15-19. E io vado di nuovo ad attaccare verso il centro. Qui il bianco non può fare le 2x2 perché io poi sarei a dama, questa non ci sarebbe più, mangerei 2, sarei a dama. E chiude qui. Adesso io faccio la 10-13, che avrei potuto fare anche prima. 21-17. Qui vedete che c'è un gioco particolare. C'è una sorta di incollamento. Perché io adesso metto questo pezzo qua. Vedete che se il bianco cattura per di qua, io poi mangio una e due. E infatti così non è andata. Cioè il bianco, cioè sarei a dama, quindi il bianco perde un pezzo, io vado a dama e sicuramente perde il match. Il bianco allora fa questa. Naturalmente il bianco andrà a dama, io non mangio da questa parte perché poi sarei a mia volta catturato due volte e lì rischierei, anzi perderei perché poi è il bianco che è a dama, allora che faccio? Catturo con questa, faccio dama e lascio che poi anche il bianco prosegua per la damatura, però una damatura nel cantone. Qui tra l'altro, ho anche questo tiro,
Cioè faccio saltare questa pedina, vedete la disposizione di queste tre pedine? Faccio saltare questa, liberando lo spazio per una presa a due con la dama. E qui il bianco, altro errore, qua vedete che è interessante proprio il blocco che ho effettuato, perché si vede, cioè proprio c'è un blocco, cioè io adesso sacrifico un pezzo chiudendo la sua stessa dama. Lui con le pedine non può andare indietro, quindi questa dama è fuori gioco, vedete qua bloccata. Poi riporto in gioco la mia dama, lui fa la 29-26, ma oramai c'è poco da giocare perché adesso io riporto in gioco la mia dama, 28-23, 26-22, XX, 23-19, 22-18, 19-14, 25, 21 e 14, 10. A questo punto c'è ben poco da fare. Il bianco prosegue, io attacco e qui il bianco, dopo questa, abbandona. Anche perché io qua prendo e vedete che ormai è finita. Non ci sono più mosse utili per il bianco che non fa altro che abbandonare. Volevo vedere una cosa, la variante iniziale, quindi rimetto le piedine a posto, che mi incuriosisce. Allora, questa era l'apertura, 12-15, 21-17, meta, 17-13, 5-10, poi andiamo qua col bianco, diga. Ok, 26-21, ecco, qua volevo vedere. Al posto della 26-21, cosa può succedere? Succede che appunto io salgo con questa pedina, non mi conviene dare questo cambio, che poi dopo il bianco riattacca, no, mi conviene andarmela a riprendere in questo modo qua e poi contrattaccare. E vedete che mantengo il centro intatto, riprendendomi il pezzo, e quindi la posizione è molto forte sempre per il nero. Quindi avete visto che in certi casi impostare male fin dall'inizio porta a una probabile sconfitta, perché un errore di impostazione nelle prime fasi di gioco costringe poi a non fare altri errori, sia di impostazioni che di analisi, sempre che vi sia ancora la possibilità di riequilibrare le sorti. Spero che questo video vi sia piaciuto e continuate a seguirmi e iscrivetevi e commentate. Ciao!